Ci risiamo, come sempre, che cosa fa la politica regionale? Non è cambiato nulla, aumentano i costi per tutti noi, c'è con una delibera di ieri la scelta di nominare un nuovo direttore generale. Peccato che il presidente Roberti aveva sempre attaccato le figure dei super dirigenti, mentre oggi nominiamo, si nomina, si prevede la figura di un nuovo direttore generale, quindi con un ulteriore costo per l'amministrazione regionale, ma soprattutto bisognerà anche spiegare come questo riuscirà a contenere i costi secondo quello che era stato invece il provvedimento governativo che aveva, come sappiamo tutti, dato ulteriori risorse al Molise, a patto che una serie di provvedimenti di riduzione dei costi, di riorganizzazione degli uffici, di snellimento delle strutture e di riduzione dei dirigenti fosse appunto la precondizione. A questo punto, se il governo regionale non tornerà sui suoi passi, verrà interessato il governo, verrà interessata la Corte dei Conti, perché a breve l'accordo che verrà firmato e siglato con il governo potrebbe saltare proprio a causa di un qualcosa che va contro quello che era stato previsto.